ho scoperto che era un posto abbandonato 3 secondi prima di entrare, quindi... Come avete visto, io ho capito che sarei entrato in un luogo abbandonato nel momento in cui appunto stavo entrando. Quindi questo qua era un video improvvisato. Mi scuso se la qualità non sarà molto alta, perché comunque le persone che sono entrate con me parlavano tranquillamente perché non sapevano che stessi registrando. Quindi perdonatemi, probabilmente sarà anche perché è la prima volta che faccio un video di questo genere, visto che non mi fido particolarmente entrare in questi posti qua abbandonati, perché in genere sono mete di barboni o malintenzionati e anche vandali, come vedrete in questo video. Quindi se capiterà che io farò un video di questo genere, ne dubito altamente, spero che sarà di qualità superiore a questa. Questo posto si chiama Montorso, è uno stabilimento con dentro il cinema, il bar, la pizzeria, poi piscine e campi da tennis, da calcio, da pallavolo e da basket. Si trova a Calcata, che è un posticino in provincia di Viterbo, vicino Roma, per farvi capire. Ci sono andato perché comunque ero in vacanza in quei posti lì e ci ho fatto un salto. No, sì, quelli lì con l'ombrello intorno che per diffondere la luce. Ecco, vedete quei pannelli fonoassorbenti che sono sul soffitto del cinema? Bene, quelli sono pannelli fatti di amianto, che era un materiale che si usava per i pannelli fonoassorbenti nei vecchi cinema. Se fate esplorazioni, attenti a quei pannelli, perché se intatti non fanno niente, ma se rotti lasciano delle polverine che se respirati sono rischiose e possono portare addirittura a un tumore. Dopo diversi anni comunque. Quindi se fate esplorazioni, se beccate delle sale come questa qua, vecchie, con questi pannelli di amianto, attenti a non camminarci sopra magari, oppure stateci lontano e magari fate in fretta in quella sala. Cioè fate veloce, guardate quello che dovete vedere e poi andate via più velocemente possibile. Questa qua è la sala proiezione. Qua ho censurato anche altra cosa. Prima cosa abbiamo trovato un album di foto di un matrimonio, che appunto ho censurato perché magari le persone che appunto erano del matrimonio non vogliono che si veda quella roba lì. E poi c'era anche un registro di entrate, c'erano dei nomi delle firme, ho voluto censurare anche quelle lì perché insomma sono nomi personali e vabbè, avete capito. No, fa, ma che ne pensate?
Quanto è sicuro questo? Purtroppo da questa clip si vede che i vandali sono entrati in questo posto qua perché appunto nella piscina, ero appunto a bordo piscina a registrare, ho inquadrato appunto una fila di poltrone del cinema dentro l'acqua. Quindi vuol dire che della gente, dei vandali l'hanno presa e portata a bordo piscina e buttata dentro l'acqua. Io non capisco cosa passa per la gente quando fanno queste cose qua, soprattutto non capisco cosa si trovano di divertente in queste cose, però in tutti i posti abbandonati d'Italia, ma penso anche del mondo, la maggior parte comunque, i vandali entrano e facciano casino. Peccato perché così facendo vanno a rovinare un po' l'atmosfera, comunque a rovinare un po' l'ambiente che per qualcuno potrebbe essere speciale, così senza nessun motivo, solo per divertimento. Ci sta un po' di residuo di birra. Ah, quello là è un frigorifero per le bevande. C'è le frigorifere? Qua c'è l'edra, ha preso tutto. In questa clip vedete una cosa come il forno a legna che purtroppo è stato abbandonato lì, così, tutto rotto, tutto marcito e roba del genere. Queste sono cose che fanno rabbia perché comunque la gente lì ci ha speso dei soldi per fare questo posto. È andato a finire così, che adesso è tutto abbandonato, tutto rotto e vabbè. Thank you.
Guarda che roba. Bene, questa era la mia esplorazione di Montorsi, è stata la mia prima esplorazione in luogo abbandonato. Sinceramente mi sono divertito, mi è piaciuta questa visita, però è anche un pochino inquietante in alcuni momenti, ad esempio quando ci sono tipo dei luoghi particolarmente bui, insomma non è proprio sicuro andarci. Appunto vi consiglio, se fate esplorazione, di andare in gruppi di 4-5 persone minimo, anche perché si rischia di trovare malintenzionati oppure barboni che abitano lì che insomma non sono molto sicuri. Quindi così vi è piaciuto, lasciate un mi piace, perché non c'è questo video, e ciao a tutti.